Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 1461esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Allora, siamo qui col nostro Scania, come vedete sotto, preso nuovo, adesso poi lo vediamo, tranquilli. Dobbiamo comprarci un rimorchio che vada bene. Non so sinceramente, non ho un'idea già prefissata su cosa fare. Piacerebbe prendere uno di questi, sono belli. Ora vediamo, magari questo a fare qua, una cosa del genere, per dire. Questo qui è enorme, no? Questo qui lo conosco. Il limite è che non è male, però l'abbiamo già visto un sacco di volte. Però è veramente bello, mi piace. Secondo me un'attaccata così è bellissima. Ho tolto il portataga davanti perché effettivamente non ci andava, eh. Secondo me è molto bello. Poi il camion ovviamente non rimarrà così, lo modifichiamo un pochettino. Beh, per adesso facciamo che guardiamo anche gli altri. Schwarzmüller. Schwarzmüller no. Limite che l'abbiamo appena guardato. Schwarzmüller di nuovo. Un bel frigo. Questi qui li salto. Qui cosa c'è? Questi qui che sono pack non sono proprio il massimo, secondo me. Anche se comunque è anche un bel frigo. Non ci starebbe male. C'è un sacco di spazio, ma è configurazione svedese, nordica, insomma. No, come si fa a uscire sempre che hanno cambiato i tasti? Narco, no, NTM. NTM anche sono belli. Narco. Sono sempre scandinavi questi affari qua, eh. Lambert, anche Lambert secondo me ci sta molto bene. Questo camion deve andare con un frigo e questo l'abbiamo appurato, ma ora vediamo quale. Cron sono belli, ma non per questo camion qua, non ce li vedo. Questo qui no. Cracker nemmeno. Mamma mia, se ne abbiamo. Qui c'è altri frighi. Questo qua. Knapp no. Beh, per carità, no. Questa è una cisterna. Questi sono un po' così. Qui c'è un altro frigo. FFB sono i silo. Ecari mi piacciono un sacco a me. Un bel Ecari. Così sarebbe una cannonata. Una combinazione del Geparte che poi farci retromarcia. Qui questo no. Non tanto perché, ma non mi ispira l'idea. Quello là doppio magari anche sì. Anche se non è poi il suo. E questi non li stiamo neanche a guardare. Ma Egeri, scusa, non c'è uno tipo doppio? No, non esistono. Ah, ci sono anche così. Ah beh, questi qua sono un'altra mod però. No, 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 no. E dai. Prendiamo i NTM allora. Andiamo per NTM. NT, no, VAC. VAC. VAC o NTM? VAC. NTM com'erano? No, NTM sono solo rimorchi. Io voglio il semi rimorchio. Cioè, questo affare qua. V-Slider. Doppio tipo B. Potrebbe essere complicato, eh. È un affare pauroso, sta affare qua. È alto 4,40 m. Che sinceramente, se ci fosse da 4 metri, lo preferirei anche. Sì. Non c'è da 4 metri senza i 40. No, se lo vuoi, 4,40 m. Se no, ti attacchi al tram. Non lo volevo così alto, io a dire il vero. È bello, eh. Però, che poi una cosa del genere, come fai a portarla? Quanto è lungo un affare del genere? Me lo puoi dire da qualche parte? 150 metri sarà lungo. Cioè, se qui già sarà, boh, 26-27 metri, una cosa del genere, non so. Ma forse anche di più. Sarà 28, 29, 30 anche. Cioè, un treno. Non mi ispira alto. Tutti 4,4 sono. Fammi vedere un po'.
Che poi magari questi qua li prendiamo per andare su. Gli hacker normali, che secondo me sono più azzeccati per fare quello che viene. Possiamo prendere questo alla fine. Questo quant'è? Questa è l'altezza giusta, vedi che qui lo puoi scegliere se non mi sbaglio. No, non lo puoi scegliere. Uno, questo qua, free, no, questo è il city trailer. Questo qua. Questo qui è il suo. Vedi qua c'è il 4.4 o il 4 metri. Da sto punto io quasi quasi. Tre assi, queste qui sono configurazioni nordiche per l'appunto. Qui abbiamo la seconda di quanti assi vogliamo alzare. No, a sto punto io prenderei il Lambert, che almeno è il rimorchio più mi piace di più. SR2 dov'è? Lambert, dove? L'ho visto qua. E poi quando dobbiamo salire su, andiamo su con questo e facciamo cambio. Anche se questo qui proprio non è tanto proprio bellissimo, anche. Cioè, ci sta molto bene. Però non è proprio il massimo. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Magari NTM. Guardiamo gli NTM. Sono alti come dei grattacieli. C'è il frigo 4 metri. Altri 'Minci, no, Knappen. Questa è la cisterna. Non è che ce ne siano poi così tanti, eh. VAC. Ritorniamo qua sui VAC. Standard cosa c'è? C'è qualcosa di bello? Magari io dico, li escludo a priori. E poi faccio bene a dire il vero, escludere a priori. No, no. Non è bello quello, non mi piace. FF bisogno stilo. Fammi vedere la fine Knappen, dai. Questo qua, molto cattivo. No, 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 no. Limitec. Era questo, non volevo gli altri, io volevo il Limitec. Eccolo qua, ecco, questo è il suo, perfetto. Mi sono deciso, il Limitec, che noi andiamo con questo. Ruote, ah, c'è proprio le sue, che non gli puoi fare niente praticamente. Perfetto. 91.900 euro e lo compriamo, ce lo mandiamo a Milano. Lo agganciamo e prepariamo poi il camion per partire. Scusa, sì. Poi quando arriviamo in Svezia, magari Svezia, Norvegia, Danimarca, insomma, prendiamo quelli là lunghi, che almeno se facciamo una cosa più realistica, perché qua in Europa, non lo so, però non so se si possono guidare. Perfetto. Cioè in Spagna, in Italia no, in Spagna non lo so, stanno facendo forse ancora dei test, quindi meglio non andarci. Vediamo carichi. Vediamo cosa abbiamo. Vaccini medici, guarda quanti vaccini che ci viene da portare. Io voglio andare, però. Questo è già. No, stavo scherzando. Clermont, dov'è? Londra, Bologna, Coblenza, Polonia, Dresda. Ma scusa, ma un pochino verso ovest? No. Heilbronn, questo è un bel posto. Heilbronn, lì come si chiama? Qui sulla strada dritta. Reims? No. Dijon? Ginevra? Cioè, ma veramente. Montpellier, Montpellier. Infatti, già è più verso dove voglio andare io. Ricordiamocelo. Lione? No, Lione è più in qua. Le Havre? No, Le Havre è là in cima. Nizza, anche Nizza potremmo prendere. Marsiglia anche, che è sempre qua sulla costa sud. Monaco di Baviera. Baviera.
Düsseldorf. Allora abbiamo detto o Marsiglia o Montpellier. E prenderemo Montpellier che ci portiamo più avanti almeno. Caviale era, eh? Qua, Montpellier. Di sicuro non vado a fare questa strada qua. Quello è poco ma sicuro. Ok. Cambio automatico. Abbiamo il nostro bel retarder. Scania 770S. Che bestia. Questo ranchiamo l'asfalto da sotto le ruote se acceleriamo tutto, eh. Bisogna stare attenti. Miseria. Ha le frecce un po' potenti sto camion, anche le luci. No, solo le frecce. Finché non metto la visuale fuori non è un problema. La retromarcia va bene se la guardo dietro. Ok, guarda poi se è uscito un aggiornamento per qualche strano motivo. Finché non guardiamo fuori va bene. Non è il massimo. Ah, comunque ho sistemato anche le cose della notte. Non è proprio il massimo, eh. Non so se è questo che causa qualche lag. Secondo me sì, non è proprio il rimorchio. Vediamo se fa errori. Dobbiamo cambiare il rimorchio. Rimuovi. E questo lo salutiamo. Guarda un altro rimorchio, è inutile che vi faccio perdere tanto tempo e ci rivediamo tra poco.